Ed eccoci qua, carissimi amici, sono in compagnia di Renato, abbiamo un botto pazzesco. Buongiorno, abbiamo qualcosa di veramente fenomenale, non sto esagerando, amici, non sto assolutamente esagerando, è fantastico quello che vedete oggi. Intanto siamo qua in compagnia di Matteo, che puoi salutare, insomma. Ciao a tutti amici, ecco. Ciao. E niente, caro Matteo, vieni qua, presentiamo Renato, allora. Guardate, fenomenale questo Fiat 672 N del 1972 con la sua targa originale, che apparteneva ai vigili del fuoco per un servizio interno nello stabilimento della Piaggio dei dintorni di Pisa. Di Pisa Pontedera, precisamente. Eccoci qua, carissimi amici, guardate qua il Marvin, insomma, sono le 7 della sera, abbiamo scovato questo camion qua. Insomma, l'effetto Marvin, mi hanno chiamato, vieni che c'è un camion. Guarda. E guardate qua. Guardate qua, carissimi amici, questo Fiat 672 che ha le sue targhe originali è da raduno, non c'è il problema targa prova, è un pezzo unico qua, caro Renato, è un gran bel botto. Guardate qua la targa, insomma, amici, la targa, guardate qua, di Pisa, insomma, e ricordo qua il mio amico Alessio Nencini di Pisa, appunto, eccolo qua. Guardate qua, carissimi amici, facciamo vedere Roberto, i dettagli. Guardate qua, guarda qua Roberto, che spettacolo per te che ti dedichiamo, guarda Roberto è il nostro presidente di camion, appunto, dell'Aite, insomma. Matteo, dimmi qualcosa, insomma, l'hai visto? Quando è che l'hai visto? Ah, 2 anni fa l'abbiamo visto io e mio fratello e l'abbiamo comprato sulle foto da Napoli e ce lo siamo fatto importare qua in Trentino. Bravissimo, ti è piaciuto subito, ma tu anche perché appartieni ai Vigili del Fuoco? Sì, noi siamo sei volontario. Vigili del Fuoco, siamo appassionati e ci piacciono le cose vecchie, l'abbiamo portato a casa, intanto è qui al coperto, l'abbiamo salvato perché sennò andava in un macero, l'unico che voleva acquistarlo era un autodemolitore di Napoli. E ce l'hanno dato a noi piuttosto di darlo alla demolizione. Bravissimo Matteo, insomma, Marvin, è un gran scoop. Adesso scoop, sì, aprimi intanto. Ti apro, guarda, fenomenale. E guardate qua, lo possiamo anche mettere in moto, qua. Cioè, Marvin, tutto. Prenditi un'ondata di vero vintage. Senti Marvin, che guardate qua, carissimi amici, insomma, la luce è un po' quella che è, però guardate, insomma, è guida destra, è spettacolo, guida destra. Adesso vediamo un po' se ce la faccio a salire. Eccoci qua, insomma. Adesso la luce è un po' quella che è, qua c'è il motore. Però guardate, insomma, fenomenale Canon Fiat 672, abbiamo detto, spettacolo. Senti Marvin, senti che profumo, è vero vintage. È il profumo del tempo qua, caro. I tuoi polmoni ti ringraziano questa sera, senti Marvin, esatto. Vero vintage. Guardate qua, carissimi amici, davvero spettacolo, insomma, un camion, abbiamo detto, unico modello al mondo di questo modello, caro Renato, insomma. E adesso vediamo qua se il buon Matteo, appunto, ce lo mette in moto. Proviamo. Eccolo qua, attenzione Marvin, attenzione. Ora ce lo accende. Intanto ce lo accende, qua c'è la mia cagnolina. Eccolo qua, carissimi amici, insomma, qua. Vediamo se al primo colpo parte. È la diretta, È la diretta, guardate qua, carissimi amici, è la diretta, un camion fermo. Bravissimo Matteo. Adesso sgasa, facci sentire un po'. Spettacolo! Sgasa, fai sentire! Che macchina! È la diretta, guardate qua cari amici, la diretta! Fenomenale! Via 672, guardate! Diretta pazzesca, guardate qua! Tutti gli accessori per fare partire il camion che è fermo da un bel po', insomma, guardate qua! Cari amici, insomma, veramente è pazzesco, insomma, è un botto pazzesco. Guardate qua, cari amici, insomma, la diretta. Non pensavo che c'era un camion qua nel Trentino, insomma, abbiamo scoperto questo camion davvero da brivido. E guardate qua, cari amici, davvero da brivido. Guardate la sua targa, tutto originale, guardate, insomma. È ancora una volta la diretta da brivido, insomma, guardate qua. Era della Piaggio, guardate qua, guarda, c'è anche proprio il fregio Piaggio qua, Renato, Ed eccoci qua, cari amici, insomma, bravissimo vai Matteo. Vai sullo scarico, arrivi. Vai sullo scarico. È dall'altra parte, attenzione, vai, andiamo qua. La targa l'ho vista. Siamo qua un po', sera. C'è fumo, è fumo pazzesco, È pazzesco, fumo. Siamo su, guardate qua, cari amici. È spettacolare, non ho parole. Senti, guarda. È da brivido, diretta da brivido, guardate qua, camion impolverato come piace a te Renato. Guardate, spettacolo, attenzione. Da brivido, guarda Renato. Da brivido, spettacolo, guardate.
un camion, appunto, l'ha voluto lui, insomma, appassionato di Vigili del Fuoco, il bravo Matteo l'ha portato, e direi un camion che può spostarsi, caro Roberto, al raduno prossimo a Levico. Guardate qua, cari amici, apri, spettacolo, guarda. Spettacolo, spettacolo! Guardate qua, cari amici, insomma, guardate, è spettacolo, bravo Matteo, grazie. Guardate, davvero da brivido. La diretta da brivido, spettacolo. Caro Renato! Siamo qua intossicati dai suoi ragnatele al primo piano, stupendo! Ho capito, se la ragnatela, c'è qualche traccia di ruggine, però si può la sistemare, però va benissimo. Bravo Matteo, ripeto ancora una volta. Insomma, qua Roberto, camion da raduno. Roberto, questo regalo per te è da Renato e Marvin. Qua la mia luna spaventata, però eccoci qua, carissimi amici. Guardate, niente. Ora salutiamo. E salutiamo, grazie Matteo, ciao. Abbiamo fatto un bello scoop. Grazie, ciao a tutti. Alla prossima, ciao. Grazie amici, ciao.